Sono 39 le tele scelte per meglio rappresentare tutti quei pittori che nel corso della loro attività artistica trovarono ispirazione nelle opere di Michelangelo Merisi. Così, mentre le scuderie del Quirinale continuano a registrare numeri da record in occasione dell'esposizione che raccoglie le più importanti opere di Caravaggio, la Fondazione Memmo a Palazzo Ruspoli dedica una mostra ai cosiddetti seguaci del maestro lombardo. Del buio e caravaggeschi, patrimonio del fondo edifici di culto, espone opere scelte di comune accordo dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale per la Città di Roma, tra quelle di proprietà del FEC. In cui Michelangelo Merisi visse, furono in molti ad ispirarsi ai suoi soggetti, affascinati dalle dimensioni delle figure da lui rappresentate, dalle ambientazioni riprodotte e soprattutto dal suo ineguagliabile modo di trasferire su tela i chiaroscuri. La sua arte valicò per questo i confini nazionali, ma furono soprattutto pittori romani, città in cui maggiormente operò, a riprendere le sue tecniche e caratteri tipicamente caravaggeschi.
occasione della mostra sarà inoltre possibile consultare per la prima volta il cartiglio che attribuisce a Guido Reni il San Matteo Evangelista, che gli studiosi fino ad oggi avevano invece attribuito a Lucio Massari. I cartigli esposti nel percorso a Palazzo Ruspoli dimostrano le committenze di quattro tele. Tra i valori aggiunti dell'esposizione anche un lavoro di restauro in corso d'opera. Allestita fino al 18 luglio, si pone in stretto collegamento con la mostra presente alle Scuderie del Quirinale. È infatti il completamento di un percorso che permetterà al visitatore di immergersi in quel periodo storico, in quelle atmosfere in cui Caravaggio visse, comprendendo ancor di più l'importanza del maestro lombardo, conoscendo più in profondità le motivazioni che contribuirono a renderlo grande nel panorama artistico mondiale.